dopo diversi esposti presentati in procura e anche diverse visite all'interno delle varie aziende ospedaliere e sanitarie della regione, questa mattina una conferenza stampa. Cosa sarà illustrato? Allora, questa mattina illustreremo un dossier che in pratica raccoglie tutto il lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle da quando siamo entrati in Parlamento ad oggi. Questo dossier spiega in modo molto dettagliato tutto il lavoro svolto appunto dal Movimento, quindi le interrogazioni parlamentari, ormai ne abbiamo superate 100 atti parlamentari, tutti gli esposti che abbiamo fatto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. È un documento che appunto vuole dare giustizia a questo territorio calabrese e soprattutto vuole fare chiarezza sulla mala sanità della nostra regione. È un servizio che diamo ai cittadini e soprattutto ai politici, anche perché noi non siamo ancora all'interno del Consiglio regionale, stiamo lavorando da parlamentari di questo territorio e vogliamo dare appunto un aiuto e un servizio sia ai cittadini ma soprattutto alla politica, che deve avere il coraggio di fare delle scelte coraggiose e non come quelle che sono state fatte finora, ovvero tagli irrazionali a danno dei cittadini. Sulla sanità ci sono tanti temi caldi, penso ad esempio alla convenzione non ancora rinnovata tra l'università e la regione o altri ancora. Sì, noi abbiamo denunciato anche la questione dei fondi dati in modo illegittimo all'Università Mater Domini di Catanzaro e su questo abbiamo fatto anche sia un'interrogazione che un esposto e anche alla Corte dei Conti. E voglio fare chiarezza, perché noi non è che siamo stati un po' criticati su questo, perché come se noi fossimo contro il capoluogo di regione, assolutamente no, appunto io sono pure un cittadino catanzarese e ci tengo che nella mia città ci sia un'università che appunto operi in modo legale e soprattutto possa garantire un servizio ai cittadini che ne hanno bisogno. Sembra che sul tema della sanità lei abbia toccato qualche nervo scoperto riguardo alla cardiochirurgia, suscitando le ire del centrodestra di Catanzarese. Che cosa è successo? Il Movimento 5 Stelle vuole difendere a tutti i costi la sanità pubblica. Il commissariamento di oggi con Oscuro Urbani, ma anche quelli precedenti, non hanno in nessun modo avvantaggiato i cittadini calabresi e soprattutto, anzi, hanno tagliato i servizi e il welfare. Questo commissariamento è semplicemente un bluff, è un business per KPMG e per i vari potentati che prendono dalla Regione Calabria senza lasciare nulla ai calabresi. Sulla cardiochirurgia lei ha sollevato dei dubbi riguardo a un reparto inesistente. Sì, mi sono soffermata sulle tre cardiochirurgie oggi, così come legiferato da Scura, ma ricordo che c'è la cardiochirurgia di Reggio Calabria che ci è costata oltre 7 milioni di euro, che non è stata mai attivata, con attrezzature nuovissime, ancora lì che paghiamo, tra l'altro 120 mila euro di leasing al mese, e al contrario persiste ancora la cardiochirurgia della Mater Domini senza nemmeno una terapia intensiva dedicata, cosa che non ha sollevato solamente il Movimento 5 Stelle ma ben prima di noi la Commissione Sera Riccio ministeriale d'inchiesta, che ricordo aveva proprio messo un punto sulla necessità di ripartire dalla legalità per la Calabria per tutelare il diritto alla salute. Il Movimento 5 Stelle ha presentato anche diversi esposti alla Procura, come stanno andando? Le indagini sono in corso? Sì, abbiamo presentato questi esposti come estrema razio, purtroppo, perché nessuna delle istituzioni, delle amministrazioni interpellate hanno mai voluto rispondere, dalla Ministra dell'Economia, dal Ministro della Salute fino al Presidente della Regione Olivero, quindi siamo stati costretti a ricorrere alla magistratura e quindi a denunciare tutto, anche alla Corte dei Conti. Perfetto.